Nell'episodio di oggi di Minutaggio vedremo come fare una cosa di questo tipo, quindi trasformare una foto da 2D in 3D. Per realizzare questo effetto utilizzeremo tendenzialmente tre cose. Una è ovviamente DaVinci Resolve Fusion, utilizzeremo Fusion per realizzarlo. La seconda è una foto. E la terza è un'informazione di profondità della foto. Le informazioni di profondità non sono nient'altro delle sorta di immagini in bianco e nero che ci dicono quanto gli oggetti sono vicini o lontani dalla lente. Tendenzialmente è una versione in bianco e nero con tutti gli elementi vicini che tendono sul bianco e tutti gli elementi lontani che tendono sul nero. Abbiamo già visto in un episodio precedente di Minutaggio come queste informazioni ci possono aiutare, per esempio, a creare delle mappe tridimensionali. Ti lascio la playlist di Fusion con tutti i tutorial in descrizione. Analizzando ad esempio questa foto, so che sicuramente questa porzione dello spazio, ad esempio io, questa parte della strada, è in primo piano, quest'altra porzione è in secondo piano. E poi ho lo sfondo che potrebbe essere considerata tutta questa parte. Nel caso in cui hai scattato una foto che contiene già all'interno delle informazioni di profondità, ci sono dei software che ti permettono di esportare queste immagini in bianco e nero da queste foto. Nel mio caso però ho scattato questa foto con una reflex che non ha queste informazioni di profondità. Per fortuna ci viene in aiuto l'intelligenza artificiale. Ci sono diversi software, alcuni più semplici, altri un pochino più complicati da utilizzare, che ti permettono, dato un'immagine, di far capire al computer quello che si trova vicino e quello che si trova lontano, e quindi creare un'immagine di profondità, anche se queste informazioni di profondità non ce l'hai. Ci sono diversi modi per farlo, ma quello più semplice che ho trovato fino adesso, quindi se conosci dei modi più semplici, lasciami un commento in descrizione. Quello più semplice che ho trovato è questo. È un servizio che è freemium, quindi per una serie di operazioni è gratis. Una volta che hai esaurito le operazioni disponibili, queste operazioni cominciano ad essere a pagamento. E se ti registri a questo software e vai su Quick Action, puoi vedere che puoi rimuovere facilmente lo sfondo per le persone, per gli oggetti, puoi rendere un'immagine ad una risoluzione maggiore, sempre utilizzando l'intelligenza artificiale, puoi colorare una foto in bianco e nero, oppure nel nostro caso puoi fare una stima della profondità. Nel nostro caso, quindi, andiamo a fare una stima della profondità. Dobbiamo fare il drag and drop di questa immagine, selezionare immagine, JPEG. Una volta caricata l'immagine, ci compare il costo. Il costo si aggira intorno ai 50 centesimi di dollaro. E se ti registri, hai un credito di 10 dollari. Quindi puoi convertire 20 immagini. Questa immagine che ho convertito è costata 50 centesimi. Una volta che viene convertita, nella sezione degli asset avremo la versione in depth map. Quindi il software, l'intelligenza artificiale, è riuscita a capire che questa sezione è quella più vicina. Poi abbiamo questa sezione che diciamo si trova a metà e poi abbiamo lo sfondo. Una volta fatto ciò, possiamo anche scaricare la nostra immagine. Quindi arrivati a questo punto apriamo subito DaVinci Resolve. Come al solito, una volta creata la timeline, dobbiamo importare una Fusion Composition. Se non sei pratico di DaVinci Resolve o DaVinci Resolve Fusion, ti lascio in descrizione la playlist con tutti gli episodi che ti spiegano praticamente tutto quello che devi sapere riguardo DaVinci Resolve. Quindi clicchiamo sulla Fusion Composition e poi entriamo dentro Fusion. Una volta che Fusion viene caricato, quello che dobbiamo fare è importare la nostra immagine e, come nel tutorial delle mappe tridimensionali, dobbiamo creare un ambiente tridimensionale. Quindi, come al solito, importiamo un merge, importiamo una telecamera che colleghiamo al merge, importiamo un renderer e colleghiamo tutto quanto. Arrivati a questo punto, importiamo un image plane, colleghiamo questo all'image plane, poi colleghiamo l'image plane al merge 3D. In questo modo, se da un lato mostriamo l'ambiente tridimensionale, dall'altro il render 3D, possiamo impostare la telecamera in modo tale che inquadri la nostra foto. Perfetto. Arrivati a questo punto, dobbiamo importare lo stesso nodo che abbiamo importato per l'altro tutorial delle mappe, cioè un displacement 3D. Clicchiamo su Shift barra spaziatrice, ci si aprirà questo Select Tool. Cerchiamo displacement
questo tridimensionale, clicchiamo su Add. Verrà aggiunto un displacement 3D in questa porzione. A questo punto prendiamo la nostra immagine in bianco e nero e la colleghiamo al display 3D. Come puoi vedere, come al solito, viene creato un pasticcio perché il nostro displacement 3D ha un effetto troppo accentuato sulla nostra immagine. Quindi quello che dobbiamo andare a fare è cliccare su displacement 3D e scalarlo. Solitamente 0.2 funziona abbastanza bene. Come puoi vedere, in questo caso l'immagine viene un pochino deformata. Questo perché il nostro image plane 3D non ha abbastanza vertici. Quindi clicchiamo su image plane 3D, andiamo a vedere effettivamente i vertici che ha. Come puoi vedere, la risoluzione di questi vertici tridimensionali è troppo scarsa, quindi la possiamo impostare magari a 300. Adesso è molto più accentuata. Quindi abbiamo sicuramente risolto il problema dei vertici, ma come puoi vedere viene creato questo effetto dei pixel, che è estremamente brutto da vedere. Come riusciamo a risolverlo? Quindi per risolvere questo problema quello che possiamo fare è ad esempio spostare la telecamera. Se proviamo infatti a ruotare questa immagine, vedremo che da questa inquadratura l'immagine migliora un pochino. Quello che possiamo fare per farla migliorare ancora di più è nel displacement impostare un displacement ancora più basso, quindi ad esempio 0.1. Quindi prendendo questo come punto di riferimento, sappiamo che se punteremo la telecamera in questa posizione e muovendo leggermente la telecamera avremo questo effetto tridimensionale sullo zaino. Quindi sto giocando un pochino con questi valori, ho messo il displacement a 0.05 e l'effetto comincia a sembrare abbastanza buono. Come puoi vedere, se mi muovo lo zaino copre questo braccio e se mi muovo dall'altro lato lo zaino rivela il braccio. In generale i movimenti di camera che vengono fatti sono molto piccoli, soltanto per dare l'impressione del 3D. Quindi arrivati in questo punto bisogna impostare magari dei keyframe sulla telecamera in modo tale da mostrare questo zaino che si muove da una parte all'altra, dando appunto questa illusione della profondità. Se sei curioso, pure curioso di sapere ad esempio come muovere la macchina virtuale nell'ambiente tridimensionale, come impostare i vari settaggi della macchina virtuale, cose di questo tipo, ti lascio in descrizione una playlist con tutti gli episodi di DaVinci Resolve Fusion che ho fatto per minutaggio. Ad esempio, in questo caso si potrebbe provare ad utilizzare una lente diversa. Nel mio caso utilizzo un 35 mm, la lente di default, ma in teoria potrei anche provare ad utilizzare un 85, che magari risolve il problema dei pixel che stanno in mezzo tra me e il background. Questo penso sia tutto per quanto riguarda questo episodio di minutaggio. Se hai dubbi, domande oppure proposte riguardo a ipotetici video che potrei fare, lasciami un commento qui sotto. Leggo tutto. Altrimenti, fine lavorazione.